Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, l'argomento di oggi qual è? L'argomento di oggi sono i bambini su YouTube. Io non sto andando incontro a questi bambini, voglio semplicemente dare la mia opinione su di loro. Lo so, avevo detto che non avrei più fatto video contro qualcuno, ma purtroppo mi sembra impossibile. Io non sto andando contro di loro perché hanno 9, 10, 11 anni, ma sto andando contro di loro per quello che fanno a 9, 10 e 11 anni. Abbiamo bambini che su YouTube fanno dei video come questo. Scusate, ma mi serve un iPhone. Chi lo tiene già usato, che lo vende? Mi scrive sotto un commento. Cioè, non è possibile. Non mi metterei mai a fare un video del genere a 9, a 10 anni, quello che è. È come se io mi mettessi a fare una roba del genere. Allora, ciao ragazzi, come state? Allora, in pratica io, cioè, sto cercando una ragazza perché sono una persona molto matura. Sono una persona molto matura e sto cercando una ragazza appunto matura. E quindi, cioè, se c'è una ragazza matura disposta a mettersi con me, lo scriva nei commenti, mi raccomando, ok? I bambini di oggi sono molto influenzati da internet. Infatti abbiamo su YouTube dei bambini che fanno video come quello che vi ho fatto vedere prima, oppure fanno dei video in cui parlano di qualcosa, recensiscono qualcosa credendosi esperti, mentre in realtà dicono soltanto... Allora, questo è il mio nuovo Samsung telecomando. In pratica è molto bello, cioè ve lo recensirò oggi. In pratica, come potete vedere, ha un sacco di tasti molto molto belli, cioè tutto bello questo coso, e questa è la recensione del mio telecomando. Mettete mi piace al video, condividetelo, perché questa recensione è fantastica, quindi un bel pollicione in su, ok? Ciao ragazzi! Non ci possono essere questi video su YouTube. Poi invece abbiamo i ragazzini che su Facebook, sempre parliamo di quelli di 10-11 anni, che condividono post sull'amore, perché l'amore a 10 anni è qualcosa che ti fa soffrire, giustamente, no? Condividono post sui bei ricordi. Ma quali bei ricordi che avete 10 anni? Cioè, no, fatemelo capire. Posso capire una persona di 20 anni, di 30 anni. Neanche io dico i bei ricordi, perché alla fine li sto vivendo adesso, i miei anni, quel periodo bello, ok? Il video di oggi parlerà delle cose che non vorresti mai sapere più assurde. Iniziamo. Quando non ricordi la faccia di una persona significa che ti piace. I leoni possono accoppiarsi più di 50 volte al giorno. Porcellini. In media le donne dicono circa 7000 parole al giorno, mentre gli uomini soltanto 2000, di cui 1000 sono tette e culo. Mentre le donne dicono... Chi si tocca spesso i capelli molto spesso è insicuro. Se mentre studiamo ascoltiamo Mozart, la nostra intelligenza aumenta del 15%. Ho scoperto come diventare più intelligente. Il sole dei Teletubbies ora ha 21 anni ed è una bellissima ragazza. Le brutte adolescenti da grandi diventeranno donne attraenti. Megan Fox ne è un esempio. Quando piangi, se la prima lacrima esce dall'occhio destro, è felicità. Se invece scende dall'occhio sinistro, è dolore. Le verifiche in America sono tutte crocette. Beati loro. Andrò a vivere in America prima o poi. Ehi figliolo, non è forse il caso di fare la letterina per Babbo Natale? Sì papà, la faccio subito, va bene? Così almeno la spieghiamo il più fretta possibile perché tra un po' è Natale. Mi torno subito. Allora, ho chiesto una macchinina, un orsacchietto di peluche, una palla per giocare con i miei amichetti. Io non ti ho chiesto anche la pace nel mondo. Ehi figliolo, cosa stai aspettando per fare la letterina a Babbo Natale? Guarda che tra po'... arriva Natale, Scusa papà, ma non ho capito cosa hai detto, che stavo mandando un messaggio alla mia ragazza. Devi fare la letterina per Babbo Natale. Allora, prima cosa, Babbo Natale non esiste. Cioè papà, ho 10 anni, se vuoi te non so che Babbo Natale non esiste. Comunque, niente letterina, te le chiedo subito le cose, visto che tanto so che sei tu che me le porti. Allora, le sue siete tutte qui. Quest'anno, visto che ormai ho l'iPhone 4 è vecchio, quest'anno vorrei un iPhone 5. Cioè, ma non è che io lo voglio per favore, così, ma lo devi comprare e basta.
Cioè, mi devi comprare l'iPhone 5, il nuovo Mac, il nuovo iPad mini, e voglio anche le Beats, perché le Beats spaccano. Ma voi capito, spaccano, pa. Cioè, mica, pa, mi devi comprare le Beats, figa, spaccano. Porca miseria. Poi, cazzo, l'iPhone 4 è vecchio ormai. Quindi io non lo so, aspetta un attimo che... sto mandando un messaggio alla tipa. Oh, minchia, zia, ma quando me la dai, cazzo? Ma c'ho 10 anni, figa. Ma non è possibile! Mi ricordo che quando ero io più piccolo non ci interessavano i telefoni, i computer o gli smartphone. Mi interessavo di quei pupazzi strafighi che facevano invidia a tutti quando ce li avevi. Mi piacevano le macchinine, mi piaceva giocare con le mini 4WD. Quanto erano belle quelle macchinine. Mentre adesso i bambini di 10 anni chiedono iPhone, iPad, MacBook, Beats... di tutto e di più. Attenzione, in questo video sono già stati pronunciati troppe volte alcuni dei prodotti della mela mangiata. E siccome questo non è un video di presentazione di frutta e di verdura, abbiamo deciso di bloccare questo video che si autodistruggerà tra 3, 2, 1. Boom, baby! Ok, scusate questa intromissione davvero pessima e soprattutto stupidissima. E continuiamo con il video. Dicevamo, allora io ho 15 anni e più o meno un anno fa ho acquistato il mio iPhone 4. È il primo telefono figo, se si può dire così, che ho comprato, comunque sia di tecnologia più o meno avanzata, perché è uno smartphone. Avevo 14 anni e credo che qualsiasi ragazzo di 14 anni richieda un telefonino come regalo di compleanno, come regalo di Natale. Adesso qualsiasi ragazzino ha un computer, un telefono, molti hanno Facebook e lo usano per chattare, per fare i maniaci con le ragazzine. E utilizzano moltissimo internet. Ma non voglio dilungarmi più di tanto con questo discorso, quindi andatevi a vedere il video che ho fatto a inizio settembre, appunto sui bambini di internet, ve lo linko qua sopra. È ovvio che ormai tutti i bambini preferiscono stare in casa a giocare con il computer, con i videogiochi in generale, rispetto ad andare fuori a giocare a pallone oppure con le macchinine. Ma cosa ci possiamo fare? Siamo nel 2012. È ovvio che con tutte le cose tecnologiche che ci sono adesso un bambino sia meno invogliato ad uscire fuori di casa. Ma non per forza dobbiamo farli incoglionire subito questi poveri ragazzini. Lo so, io non sono la persona adatta per parlare di questa cosa. Ho solo 15 anni e non posso parlare di regali che si facevano un tempo. Però credetemi, le cose sono cambiate. Perché io 5 anni fa non chiedevo un iPhone. 5 anni fa chiedevo al massimo un gioco per il Game Boy, un pallone da calcio, quelle cose che sono comunque alla portata di ogni ragazzino e sono comunque accettabili. Con lo terrorista! Benvenuti in questo nuovo video. Dunque, il video di oggi tratterà di ovviamente una cosa giorno d'oggi, giustamente, visto che sul mio canale parlo di questo, ovvero i PR. Cosa fanno i PR? Chi sono i PR? Ma soprattutto, perché esistono? Teoricamente i PR gestiscono le pubbliche amministrazioni di un determinato locale, servono per creare le liste, per vendere delle prevendite, per fare dei tavoli, comunque sia per fare pubblicità a un determinato locale. Benissimo, questo è quello che fanno. E ho detto anche chi sono. Ma passiamo all'ultima domanda: perché esistono? Molti diranno, beh, a quello che ho detto prima, che cosa se no? Oppure esistono per farti entrare nelle discoteche. Ma no, cazzo, per quello esistono le porte. Almeno che i PR non aspirino a fare le porte in futuro. I PR, secondo me, esistono per stressarti la vita. Praticamente sono ovunque e in ogni secondo ti chiedono se vuoi una cazzo di prevendita. Oh zio, la vuoi la prevendita? Dai cazzo, dai. No, non la voglio la tua cazzo di prevendita. Oh zio, ma la vuoi fare un tavolo? Dai che si sboccia. Cazzo, ancora questo.
Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Dunque, su questo canale caricherò i miei video stupidissimi in cui parlerò un po' di tutto quello che voglio e quindi vi consiglio veramente di guardarli, di iscrivervi, di mettere mi piace. Ciao a tutti, faccio questo video diario di bordo perché probabilmente morirò tra pochi giorni. Gaia. Saluta. Saluta. Sto facendo la strada da Badia a Lecco a piedi. Oh, volete partecipare al mio video diario? Salutate. Cosa? Salutate il video diario. Ciao. Ciao, mamma. Per il suo saluto mi metto non mi piace. Ma... Allora. Metti mi piace, strozzi. Mettete mi piace, strozzi. Perché mi sto facendo da... Sinceramente da... da Badia a Lecco correndo e sto andando da Monaco! Ma cazzo suoni! Ma baffa! Sono stanchissimo, giuro. Ma intanto guardate che bello il lago. Ovviamente non si vedrà un cazzo. Tanto macchine che passano. E non passa nessuno ovviamente quando lo dico. Ok. Questo minuto, quasi mezzo, è tutto. Ci vediamo con un secondo video diario di bordo appena arriverò. Sano salvo a Lecco, alla stazione di Lecco. Questa è l'avventura più epica del mondo. Ce la siamo fatta a piedi da Badia fino all'Orsa Maggiore di Lecco. E adesso siamo in barca. Finalmente, veramente siamo tornati, siamo stanchissimi e adesso andiamo a prendere il treno perché porco Dio, non ce la facciamo più. Bella, ci vediamo sul treno. Allora finalmente siamo arrivati. Siamo arrivati sul treno, io e Matteo, lui e Brian. Sono sul mio canale, non mi conosco. Cazzo. Siamo sudatissimi, stanchi. Siamo dei porci. Merda. Non vediamo l'ora di arrivare a casa. Però è stata un'avventura epica. Molto epica. Esatto. Ciao a tutti. Facete un cazzo di piace. Bazinga. Allora, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, il video di oggi parlerà delle web chat nella vita reale. Ci capita spesso di incontrare dei personaggi un po' ambigui nelle web chat su Facebook, piuttosto che Messenger e quant'altro. Beh, io allora ho immaginato, come sarebbero queste persone nella vita reale? Vediamolo insieme. Ehi, ciao amico, tutto bene? Ehi, sì, tutto bene, tu? Sì, io sto bene, dai, tutto a posto. Dai, meglio così. Sì, ok, però smettila di gridare. Guarda che non sto urlando. Ti ho detto di smetterla. Non sto urlando. Ma vaffa. Ma... Ehi, ciao. Oddio, cos'è quello schifo? Oh, zio, ma quanto sono figo. Dai, figa, guarda. Guarda, figa, ma quanto sono figo. Aspetta, ne faccio un'altra. Ma fai cagare, è diversa la cosa. Ehi amico, ma se faremmo un giro e poi prenderemmo un gelato? Allora, a parte che si dice se facessimo e se prendessimo un gelato. Quindi, già partendo da questa cosa, non vengo con te a prendere un gelato. Minchia, tra zio. Si dice tranquillo e non mi chiami zio visto che non sono tuo zio e inoltre... Sì, dai, va bene, non me ne vado. Ciao. Sì, dai, vai pure. Razza di idiota.
Ehi, ciao, tutto a posto? Da quanto pare sei felice, visto che mi sorridi. Puoi dire qualcosa o devi continuare a fare delle faccine? Senti, ma ammazzati. Sto impazzendo, vaffanculo. Che bella zia, tutto a posto. Allora, sentiti questa, oh. L'altro giorno sono andato da un medium. Figa, indovina dove mi hanno fatto aspettare? In sala da spettro. Amico, non faceva ridere. Minchia, sono troppo simpatico, figa, sono troppo simpatico. Prego, troppo simpatico. Ho detto che non fanno ridere. Sentite quest'altra, questa qua minchia è troppo forte. In pratica, c'è il figlio che dice al papà: papà, perché continua a girare attorno su me stesso? E papà gli dice: oh, stai zitto che sennò ti inchiodo anche l'altro piede. Non è simpaticissimo. Smettila, cazzo. Sono troppo simpatico. Smettila. Ma... Oh mio Dio, ragazzi, sono tornato finalmente. Allora, dedico questo video a tutti coloro che domani inizieranno la scuola, come me. Attenzione. Se avete già iniziato la scuola e avete in mente di chiudere questo video, non fatelo, perché una troupe di scimmie assassine altamente addestrata potrebbe uccidervi nel sonno quando meno ve l'aspettate. Grazie e buona visione. Dunque, in questo video non voglio darvi dei consigli su come prendere bei voti a scuola senza studiare, o su come conquistare la nuova compagna di classe, o ancora meglio la vostra nuova professoressa. Ma voglio consigliarvi delle scuse per saltare il primo giorno di scuola. Quindi direi proprio di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con il video. Vai! No, mamma, non posso andare a scuola, no, fa troppo male la testa, cavolo. Mamma, non posso, no, è inutile che insisti, mamma, io non posso andare a scuola, mi fa male la testa. No, mamma. Posso andare a scuola, questo non ha freddo, questo non ha piccola. Mamma, in breve, ieri sera c'è stata una festa. Tutti hanno bevuto, mangiato come porcelli e adesso hanno la diarrea. Ti prego, mamma, non fammi, non voglio finire in un mare di merda. Ti prego, mamma, ti prego, lasciami a casa, ti prego. Cara mamma, devo darti proprio una brutta notizia. Ho deciso di trasferirmi al Polo Nord per fare compagnia ai pinguini nelle loro ricerche scientifiche. Perché... veramente, sono stufo di tutta questa merda, del riscaldamento globale, della guerra nel mondo. Quindi mamma ha deciso di andare con loro e di aiutarli. Ci vediamo tra 9 mesi, mamma. Arrivederci. Mamma, se non mi lasci a casa, giuro che chiamo Chuck Norris e ti faccio uccidere con un calcio rotante che... Ho deciso di non andare più a scuola. Vaffanculo, matematica. Vado a videogiocare da un'altra parte, non posso stare in questa casa. Ok? Hai capito, mamma? Non posso! Quindi me ne vado via! Vado a giocare alla PlayStation del mio amico! Non ci vediamo mai più! Mamma! Stamattina credo di essermi svegliato un po' troppo sexy e... non so se permetti, ma non vorrei mettere in imbarazzo compagni di classe o professore, quindi... mi sa proprio che resto a casa. No, mamma, oggi non posso andare a scuola! Da mangiare cacca con Leonardo De Carli. Io che storie. Yo, bella mamma. Ho deciso che la scuola non fa per me e andrò a fare il rapper. Yo, bella mamma. Ci vediamo tra una rima e l'altra, ok? Bella frate. Mamma, ho capito che la scuola non fa per me. Così ho deciso di diventare un pusher e di vendere un po' di buste, un po' di paste e di spacciare coca. Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un po' diverso dal solito, lo so. Questa non è la mia solita location. E soprattutto vi starete chiedendo: ma che cazzo sta a fa questo? Questo video è per il concorso indetto da Cotto e Frullato sulla sua pagina. Se non sapete che cos'è Cotto e Frullato, non avete motivo di vivere. Il video di oggi sarà una chat roulette con Cotto e Frullato. Sigla. Ah no, vero, qua non abbiamo una sigla. Quindi facciamo partire una sigla random. With that big fat butt. Wiggle. Perfetto, dopo la sigla posso finalmente mettermi il mio cazzutissimo grembiule.
Ma direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con la ricetta. Oggi vi propongo una tortillas, più che altro una semplice piadina con bresaola e formaggio spalmabile. E ovviamente dell'insalata. Ma non è finita così, ragazzi, perché oggi frulleremo il tutto con dello spettacolare spumante Ferrari. Stavo pensando che questo spumante dovrebbero fare una plastica facciale, perché è brutto. Dunque iniziamo subito a far scaldare la nostra piadina. La nostra tortillas è finalmente pronta. E adesso possiamo finalmente farcire la nostra tortillas. Ok, possiamo andare a spargere il nostro formaggio fresco sulla nostra tortillas. Adesso prendiamo l'insalata. Chiudiamo il tutto con maestria. Siccome fredda fa veramente schifo, andiamo a dare un'altra scaldata. Purtroppo sono sfigato e il frullato si è rotto giusto una settimana fa. Così devo utilizzare questo trita più del cazzo della b***a. Direi che la nostra tortillas è pronta. Ma ovviamente non possiamo mica metterla tutta. Così ho deciso di strapparne ovviamente un pezzo, il resto la mangerò. Ma è buona, cazzo, è buonissima. Dunque, prendete il contenitore, buttateci dentro, forse è meglio spezzettarla ancora un po', solo non entra tutto quanto. E finalmente possiamo aggiungere il tocco d'arte. Spumante Ferrari. È finito. Benissimo, possiamo andare finalmente a frullare. Finalmente il nostro frullato è pronto. Ah, si sente tutta la bruttezza dello spumante. Si sente anche la freschezza dell'insalata. E addirittura si sente la messicanità delle tortillas. Io direi di non perderci in chiacchiere e di andare su Chatroulette per spararmi questo cazzo di frullato. Ed eccoci qui finalmente, ragazzi, su Chatroulette. Il frullato è qui. È buono, è bello pronto, è bello tosto e direi subito di iniziare. Caso guarda. Salute comunque, ragazzi, io lo provo perché mi ispira troppo. È buonissimo, veramente. Una bomba. Oh, intanto si sta facendo i cazzi suoi, quindi cambiamo. Oh, è AVC! È AVC, cazzo! Oh, AVC! Bella! Non mi caga, niente. Ciao, AVC! Bella! Cazzo, no, raga. Raga, quello lì si stava a spippettare. Io lo devo bere per forza. Ah! Ragazzi, è una merda, è disgustosissimo. Non ce la faccio a berlo, sicuramente non lo bevo tutto. Cazzo, quella lì sembrava Sally di Nightmare Before Christmas. Comunque, raga, su Chatroulette. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, manca pochissimo la fine della scuola. E durante l'ultima settimana ci capita di imbatterci in situazioni e in persone differenti. Così ho deciso di fare questo video per potervele mostrare e comunque condividerle con voi. Iniziamo subito. Ok, qua ci siamo. Ehi, esci? Ehi, ti va di uscire, vero? Ehi, amico, ti va di uscire, vero? Adesso basta, mi è veramente rotto. Va bene, usciamo. Usciamo, ok? Usciamo, va bene. La novella italiana, dunque. Un messaggio. Devo rispondere per forza. No, sto studiando. Vabbè, dai, rispondo al messaggio e poi studio.
Ok, rispondo all'ultimo e poi continuo a studiare. E stavolta lo faccio davvero. Vabbè dai. Un altro, l'ultimo. Questo è l'ultimo. Basta. WhatsApp. Adesso sei tutto mio. Sì, sì, mamma, tranquilla, adesso studio. Dai, cazzo, dai. Sei! Dai, sono solo le 3:15. Ma sì, dai, mi riposo 20 minuti e poi inizio a studiare. Oddio, ho sotto la grammatica con 5.9. Che ansia! Che ansia! Che ansia! Accidente, Polina, l'altro giorno ho preso un cacchio di 9.5 in matematica e adesso mi si è rovinata la media. Lo sai che adesso ti rovino la faccia, vero? Ricorda, sulla pasta al tonno non ci va il parmigiano. Ricorda, chiedi la password del wifi prima di entrare. Ricorda, pasta, pane, pomodori, zucchero, carta igienica. Oh merda, ho sbagliato posto. Ricorda, se quando esci con una persona torni a casa con il telefono carico, vuol dire che il tuo cellulare regge bene la batteria. E niente, questo è quello che farò per tutto luglio. Ricorda, quando capisci di non aver capito, hai comunque capito di non aver capito. Ricorda, controlla sempre la carta igienica prima di cagare. Ricorda, a volte raggiungere la felicità è qualcosa di davvero difficile. E adesso ricorda, se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. E noi ci vediamo con un prossimo video. Bella! Ciao a tutti ragazzi, ringrazio Fabio e Leonardo per la nomination. Nomino a mia volta tre youtubers che sono Cane Secco, un youtuber se non il rapper, Giuseppe Simone e Fabu, anche se credo l'abbiano già nominato. Mi raccomando, ricordatevi di donare, è importante. Questa è la mia Ice Bucket Challenge.
Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se notate una presenza strana, tra poco scoprirete il motivo. E oggi sono qui con una challenge in collaborazione. Cazzo fa quel in collaborazione con Muriel del canale Muriel Boom. Presentati, anche se ho praticamente detto già tutto io, però vabbè. Vai. Il mio canale si chiama Muriel Boom. Fine. Male. Cioè che, che male. Neanche 4 secondi abbiamo già. Au. Non ho già perso, va bene. Adesso inizio io. Vado. Giocattolo. Pallino. Casa. Amico. Non lo so. Ok, ho sbagliato pure io. Facciamo schifo. Schifo. Sono orecchino. Va bene così, dai. Letto. Macchina. Cucino. Televisore. Monopattino. ADSL. Bicicletta. Lampada. Albero. Cucino. Sole. Terra. Nuvola. Casa, non l'ho già detto casa. Ok, ho sbagliato. No, no, qua è troppo buono, non ti morì. Condizionatore. Ok. Bella raga, stiamo aspettando in fila, sono con Nico e Leo. Spero che sia bene, ci speriamo. E sono le 8:21, non so tra quanto prima qua stanno urlando intanto. C'è qualcuno che urla. Stiamo girando per la fiera. Una maglietta di Pikachu. Maglietta di Pikachu. Bella raga, stiamo mangiando focaccia, quasi 5 euro di focaccia ed è pure fredda. Per Sandra Mali abbiamo un ospite speciale, una persona come tutte le altre. Io? Stefano. Grazie. Aspetta, prima devo indovinare che sono. Ecco. È Adam Cadman, dovete capire chi è in realtà Adam Cadman. Uno. Non ve lo diciamo, ciao. Bella. Yo. Grazie a Zoda per questo saluto speciale. Non iscrivetevi al blog di Brian. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Qui di fianco a me c'è un essere del calcio, un essere strano con un cappellino ancora, ancora più strano. Chi è lei? Lei è Sofia. Del canale Sofia Viscardi. Quindi andate sul suo canale, vi lascio il link in descrizione. Allora, mi sa che è caduto del libro sulla mia schiena. Allora, vi spieghiamo in breve la sfida di oggi. In questi due bicchieri ci sono due drink differenti. Bisogna indovinare il maggior numero di ingredienti di questi fantastici, questi favolosi drink. Buonissimi soprattutto. Sì, ma non ce li hai scritti gli ingredienti? Certo che ce li ho scritti. Inizia lei, perché è ospite sul mio canale, quindi inizia lei. Guarda, veramente non vedevo l'ora. Ok, possiamo iniziare finalmente. Sì, ma sento che arriva il liquido. Vai, vai. E questo cappellino è fantastico secondo me. Ti fa tanto schifo? Buonissimo. Allora, c'è l'aceto. Esatto, quindi uno indovinato. C'è e c'è qualcosa di dolce? Può darsi, sì. Ma stai assaggiando solo le goccioline però. Sì, no, mi fa troppo... Cioè, in realtà non fa così. E alcuni sono un po' difficili da indovinare. Facciamo che hai tipo... C'è un succo. 5 tentativi. Devi indovinare quale. C'è un succo. È vero. Tipo di pesco di albicocca. È vero. Però ci sei. Hai almeno azzeccato che c'è dentro il succo. Devi... Non so perché ho sentito l'essenza di pera. Esatto. Ok. Prego Brian, bevi pure. Devo fare 20 volte sì, dai. Bevi che... Che schifo hai messo dentro. Pesto. Che l'ho riconosciuto subito. Il latte. Vorrei averlo così tanto. Che coraggio. No, 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 non senti una cosa tantissimo fortissima che dà. Il peperoncino gli hai messo. Infatti no, ma quello lì l'ho sentito ancora prima di berlo. È uno che è fortissimo. No, guarda, quando te lo dico è semplicissimo.
E l'altro... Inizio a sentire il piccante, inizio a sentire. E l'altro è strano che tu non lo stia sentendo. A me sono anche dell'aceto. Sì, ti manca uno. Anzi, rinuncio perché non ce la faccio. Ok, è lo yogurt bianco. Ah, è vero, yogurt bianco. Siccome io sono un po' matto, questa volta vorrei ringraziarvi in tutte le lingue presenti su Google Traduttore.